Adesso vado a darmi una mezza sistemata, finisco di pulire il lavandino che appunto ho fatto un dolcetto, ovviamente un altro flan parisien, e io ho preparato degli antipastini e cioè delle fiamminghe praticamente di affettati, e oggi andiamo a mangiare da mamma perché viene la mia cugina francese e siamo insieme a pranzo perché poi ripartono. Vi volevo far vedere il regalo che mi ha fatto perché è un po' per i 50 anni e un po' perché tanto che non ci vedevamo, insomma. Mi ha fatto questa pochette fatta tutta di piccole paillettes, ma non di plastica, di metallo, molto carina. Non so cosa c'è scritto, SKNN, vabbè, non lo so, comunque è molto carina e mi ha regalato questo, guardate che bellissimo che è, ve lo faccio vedere, vediamo se riesco con una mano sola, non vuole far danni, guardate che bello, molto molto carino. E viene in un negozio, da un negozio parigino. Satellite, depuis 1987, Paris, France. Cioè, bellissimo. Mi sembra di stare lì, bellissimo. È argento implacato oro, ma molto, molto bello. Molto carino. Certo lo sfrutterò più in estate, perché adesso tra maglioni a vita alta e via discorrendo non me lo metto, e questa trussa è bellissima, molto molto bella, molto carina. Lo metto scusate sotto l'albero perché mi dà l'idea di un regalo di Natale. Ecco fatto. Bello bello. Qui ho fatto un pensierino per la mia nipotina che fa il battesimo, un bel braccialettino carino. Guardate, vi faccio vedere dove sta. Dove stai? Da facci? Cioè, guardate che faccia da delinquente. Ah, la faccia da delinquente. Non dovrebbe sta là sopra, vero? Eh? Andiamo, dai.
Andiamo. Andiamo. Credo di aver fatto tutti i tutorial che avevo preventivato per questo Natale. Credo ne dovrò cercare altri perché non sto facendo un granché, diciamo, di uscite, perché col fatto che sono stata un po' di febbre e via discorrendo. Oddio, non mi ci si vede. Con un po' di febbre non sono quasi mai uscita. Perciò i tutorial sono andati via con amore. Vediamo un po' se riusciamo a vedere quella famosa casa, se l'hanno rifatta, qualche addobbino, perché non è molto sfebbrato, però non è niente, insomma, male di stagione, ecco. Per fortuna non mi è andato troppo nei polmoni, appunto perché vi spiegavo la mia paura di avere l'asma. Invece è rimasto tutto molto nasale e male alle ossa e ai muscoli. I polmoni, ecco, gli ho dato un colpino di tosse, ma niente di che, per fortuna. E niente, ho appena mangiato i broccoletti, ma ce l'ho tutti sullo stomaco. E stasera dovrei rifare un'altra pochino di verdura ripassata, la scarola, però quella ci vuole veramente poco poco, ma non credo che la mangerò stasera. La farò per Roberto. E poi, non lo so, un pezzettino di pollo, un petto di pollo alla piastra, vediamo un attimino. Cerchiamo di rimanere sul leggero, perché con tutti questi dolci, un po' per i tutorial, per le video ricette, un po' perché me li chiedono, c'ho la nausea, sinceramente. C'ho proprio. Mi sento ingolfata ancora, le feste devono iniziare praticamente. Ho tolto la lampada che mi ha regalato mia sorella, che adesso l'ho spostata, e ho acceso l'alberello. Vedete come cambia colore, è bellissimo. Lo adoro. Ha l'età del cucco, perché l'ho presi quando Claudia era piccolina ancora, però sono innamorata. È bellissimo, fa una figura. Io rimango incantata per ore con le luci così. Sono proprio appassionata di luci lampeggianti. Io vorrei, sarebbe il sogno mio, farmi tutta fuori la tettoia con le luci, quelle tipo all'americana, sai che hanno quelle luci sulla tettoia o sul balcone, quelle luci, ho visto quelle di Ikea che sono praticamente quelle che si illuminano al tramonto. Ecco, è una cosa che mi piacerebbe tantissimo, tantissimo fare. Qui stanno sfornando due toast, che ne farò uno per me e uno per Bob per merenda, quando stacca. E io me lo mangio semplice, semplice così, e lui ci metterà un po' di prosciutto. Stasera, siccome non sto proprio in grande forma ancora, faremo il risotto in brodo, che ho fatto ieri un bel brodo di pollo e di carne, e ci mangeremo questo stasera per cena. E qua volevo farvi vedere il cinnamon roll che ho fatto, sono ancora gallini, e vi farò la video ricetta, questa qui. Una bella video ricetta, è molto facile da fare, molto molto facile, veramente vedete che è di una semplicità estrema. Adesso mi prenderò un bel caffè, volevo farvi vedere un'altra cosa. Sono riuscita a fare il faccino di Babbo Natale sul vaso, guardate che carino, mi piace tantissimo. E che anche questo qui ve lo piazzerò in qualche Vlogmas. Lots of time.